avevamo qualche cosa di particolare, nel senso che noi una sera siamo andati a una festa di amici e una volta, perché poi non è quello di tutto, diciamo che... Lo so Lupo, lo so, cambia in fretta, cambia in fretta, cambia in fretta. 2 minuti fa c'era il sole e adesso siamo fortunati nell'apocalisse. L'apocalisse, la fine del mondo. La fine del mondo. Ci siamo fortunati, Siamo fortunati. Lupo, non c'è niente di male, Una bella apocalisse ogni tanto fa bene. Fa bene, Lupo. Una bella apocalisse. E si ricomincia da zero. Lupo, cosa credi? Alla mano? Non lo so, Lupo. Mi sono svegliato stamattina, era già così. Ma appunto qualcosa. Lupo, non lo so. Non lo so. E Lupo... Secondo me mi appunto un calabrone mentre dormivo. E Lupo... Lupo, un calabrone, non un calabrese, un calabrone. Se mi avessi appunto un calabrese sarebbe molto più grave, molto più grave. Come perché, Lupo? Come perché? Lupo, i calabresi mangiano peperoncino solverato anche a colazione. Come le patatine. Gnam, gnam, gnam. Come le patatine. Ti punge un calabrese, come minimo svieni. Non è che muori, eh. Tutto quel peperoncino alle vene che hanno, ti punge un calabrese e svieni. Lupo. Sì, lo so che è buono. Lo so, anche a me piace. Però... Cioè, loro esagerano, capito? E Lupo, ti punge un calabrese, è finita. Altro che apocalisse. E Lupo, è così. Calabrone, preferisco calabrone. Oddio, preferisco mangiare a casa di un calabrese, si mangia sicuramente meglio che a casa del calabrone. E però preferisco essere punto da un calabrone che da un calabrese. E Lupo, è così. Però ripeto, se devo scegliere, devo andare a cena, a pranzo, a colazione, do il calabrese, è ovvio. Mangio meglio e mi diverto. Lupo, mangio meglio e mi diverto. Però il calabrese non mi deve pungere. Cioè, vuole invitarmi a cena, a pranzo, a colazione, va bene, anche a dormire, però non mi deve pungere. Io vado, Ma certo che vado, Lupo, io non ho problemi. Certo che vado, però non mi deve pungere. E me lo deve mettere per iscritto. Lupo, è così. Lupo, cosa credi? Ai, Lupo. Cosa? Quell'affare lì? Quel tendone? Quell'affare enorme? Cos'è? È un circo, Lupo. Non sai cos'è un circo? Lupo, il circo. Il circo. Non sai cos'è? Il circo... Come te lo spiego cos'è il circo? Il circo è uno spettacolo itinerante, fatto da maestri circensi, non per forza circoncisi, circensi. E niente, ci sono due tipi di circo, in teoria, C'è il circo con gli animali, che è insopportabile, Lupo. Lupo, è insopportabile. Sono tanti animali come te ammaestrati a lavare i piatti, a fare le calze all'uncinetto, a usare la calcolatrice, cose stupide, capito? Prendono animali, che ne so, elefanti, leoni, zebre e li fanno fare cose assurde. Fanno fare cose assurde, Lupo. Ti piacerebbe? Ma ti piacerebbe andare lì in mezzo al pubblico a fare il cretino? No, ecco, e allora Lupo. Quello è il circo molesto, che prima o poi sparirà, e se non sparisce lo faccio sparire io, vedrai, adesso lo faccio sparire. E poi c'è il circo soltanto con gli uomini, dove c'è tutto, Lupo, sono gli equilibristi, sono quelli che si lanciano nel vuoto, la donna cannone, sono quelli coi piatti da lavare, che lanciano in aria, mentre lanciano in aria si puliscono e tornano giù lavati. Lupo è così, non mi invento niente.
c'è di tutto, quello è bello, ci sono i pagliacci, ci sono, c'è di tutto, sono quelli, quelli che fanno le capriole, che fanno finta di menarsi, e quel circo lì è bello, poi se ne inventano di tutti i colori, che ce ne sono tantissimi, quindi ognuno c'ha la sua specialità, ognuno c'ha la sua specialità. E vuoi che ti confesso una cosa? Non lo sa nessuno, premetto, non lo sa nessuno, e non lo dire in giro, perché non lo dire in giro, te lo dico perché sei te, però lascia perdere, non andare a dire in giro, per favore, io te lo dico, mi fido, però vabbè, ho lavorato al circo, e certo, e sì, Lupo, ho lavorato al circo, io ho fatto tutto, Lupo, io ho fatto il marinaio, ho fatto lo scaricatore di porto, ho fatto il disegnatore, ho fatto le strisce stradali, ho lavorato a maglia, ho fatto tutto, Lupo, io ho fatto tutto nella mia vita, tutto, e per un certo periodo lavoravo al circo, non con gli animali, soltanto con gli umani, però per assurdo, in un circo di umani, io facevo un animale, e facevo un animale, Lupo, e imitavo un animale. E tra l'altro era un successone, cioè la gente veniva a vedere lo spettacolo solo per me, Lupo. Poi dopo un po' me sono andato perché ero stufo, e perché basta, cioè non è che posso fare sempre la stessa cosa, no? Ho fatto qualche anno, poi ho smesso, me ne sono andato via io, non è che mi hanno cacciato, me ne sono andato via io, ero stufo, cioè tutte le sere lo stesso spettacolo facevo. E facevo un animale e lo facevo bene, ma bene. No, non te lo dico con l'animale, no. Mi vergogno. Non posso vergognare, mi vergogno. E no, in mezzo al pubblico non mi vergognavo, non conoscevo nessuno. Nessuno mi conosceva, Lupo, nessuno, non è mai venuto nessuno che mi conoscesse a vedere lo spettacolo, proprio per quello, perché mi vergognavo e se avessi saputo che c'era qualcuno che conosceva nel pubblico, mi sarei bloccato, non sarei andato avanti, non è possibile, Lupo, mi vergogno, e Lupo, cioè cosa vuol dire? Cioè, se non te lo faccio non mi credi. Cioè, che discorso è? Ah, se ti faccio l'animale mi credi, se no non mi credi. Quindi secondo te io mi sono inventato tutto. Quindi secondo te io sono inventato che ho lavorato al circo. Me lo sono inventato. Ah, sì. Vabbè, fai quello che vuoi, no? Non ti fidi di me. Non ti fidi, vabbè, non ti fidare. Non ti fidare. Lupo, io ti dico, lo facevo anche bene. Non vuoi fidare? Non mi credere. Non mi interessa. Non è che mi ferisci, Non vuoi credermi? Non mi credere. Ti dico solo che ero bravo. Ti dico solo che ero bravo, Lupo. Ma bravo. Ma bravo. Venivano dai cinque continenti. Dai cinque continenti venivano. Per vedermi, Lupo. L'unico circo che non si spostava, erano gli altri che si spostavano e venivano da me. Lupo, è così. Non mi credi? Lupo, non mi crede, va bene, non l'ho fatto, fai quello che vuoi, pensa quello che vuoi, Lupo, ti ho fatto un piacere, ti ho raccontato una cosa mia intima e tu non ci credi, va bene, io ti dico ero bravissimo, non mi credere, va bene. Ma quanto sono foca, ecco, Lupo!